latitanti armati di telecamere tallonano i giornalisti televisivi, come in un gioco di specchi li riprendono, un pressing mediatico. Perché anche noi possiamo registrare tutto. Quindi le domande che fanno i giornalisti? Eh certo. Per farci cosa? No, per evitare casomai tagliate, non si sa mai. Io sono serenissimo! Non le so. Un altro giornalista attivista, Nick il Nero, viene catapultato al Senato per curare la controinformazione. Pazzesco. In Parlamento i gruppi a 5 Stelle incontrano Bersani in diretta streaming. Va bene. Grazie dell'incontro. No, grazie a voi. Streaming, abbiamo, no, anzi, grazie. Ci piacerebbe che diventasse proprio la regola per tutte le cose. Lo streaming però è una regola a singhiozzo, a volte le assemblee a 5 Stelle sono sul web, altre no. Quando il confronto politico interno è al calor bianco, la telecamera viene dimenticata. Ci sono dei momenti o conviviali o dei momenti in cui si fa il punto, la linea politica, così che anche per un discorso di vantaggio competitivo noi non possiamo mettere comunque in rete. La comunicazione punto di forza e di debolezza. Dopo il voto Grillo invita a scovare i troll, i disturbatori di professione, che sul suo blog attaccano la decisione di non stringere l'alleanza con il PD, ma i troll più insidiosi operano in piazza Montecitorio. Forse non era meglio se nascevate, se mettevate un leader come l'avessero gli altri? Ma per quale motivo? Perché senza un leader e senza comunque una spalla non si va da nessuna parte. Non è vero. Il Presidente della Repubblica non possono essere in 40, deve essere uno. Il giorno dopo il cittadino contestatore è di nuovo in piazza Montecitorio, t-shirt sportiva, ma non è solo. 5 Stelle oggi non se ne vedono in giro e allora meglio rilasciare interviste. Lei ieri ha contestato i grillini, perché? Io ho fatto delle osservazioni, contestare un'altra cosa. Ma oggi lei sta di nuovo qua, cioè questo è il suo lavoro, contestare i grillini? Il lavoro l'ho perso, adesso vediamo. Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Il movimento è un soggetto politico post-ideologico, un magnete ibrido. Al comizio di Bologna, Grillo elenca 6 proposte di governo. Un governo a 5 Stelle, 3 proposte sono di sinistra, 3 proposte sono di destra. Io voglio uno Stato che esista, reddito di cittadinanza, pensione a 60 anni, impignorabilità della prima casa. La prima casa è il cuore, il polmone, non si può pignorare. Via Equitalia immediatamente, via Equitalia. Abolizione dell'IMU sulla prima casa, è sacra la casa. Settimana lavorativa di 36 ore al massimo, io farei 20 ore, cominciamo con le 36. L'offerta politica del Movimento 5 Stelle è liberista oppure più sociale, orientata a sinistra? Per me è estremamente difficile dare una lettura univoca. Dal punto di vista della diagnosi, sicuramente, essendo tutta incentrata sul ruolo del debito pubblico, la diagnosi del Movimento 5 Stelle a me sembra sostanzialmente montiana, come ho detto altre volte, e quindi fondamentalmente assolutoria nei riguardi della finanza privata, che invece ha le sue responsabilità. Dal punto di vista della terapia, emergono delle proposte come quella del reddito di cittadinanza o del ripudio del debito odioso che occhieggiano una certa sinistra, secondo me per lo più demagogica. Dobbiamo aspettare che questo guazzabuglio si consolidi per poter formare un giudizio e capire esattamente cosa il movimento voglia. Per ritrarre dalla stampa inglese in meditazione, sulla maglietta l'immagine di Gandhi, il messaggio oltre la destra, oltre la sinistra, in alto per la rivoluzione non violenta, rompe gli steccati del Novecento. Da una parte Grillo dialoga con i militanti di Casa Pound, il gruppo di estrema destra. Non di destra o di sinistra, quando un'idea è buona, la seguite voi, la seguiamo noi. Un'idea è buona, non è di nessun tipo di partito, di ideologia. Cioè bisogna stare attenti, non cadere nell'ideologizzazione dei fatti, perché noi siamo partiti dalle nostre piste ciclabili, ma non siamo solo piste ciclabili o raccolta differenziata.
dall'altra accarezza la sinistra, l'ultima tour del marxismo e a 5 stelle. Un altro mondo è possibile, chiedevano a Genova nel 2001 in O Global. Un altro mondo è doveroso, rivendicano i 5 stelle. La prima cosa è emergenza, nessuno deve rimanere indietro, nessuno si deve ammazzare perché perde il lavoro, nessuno deve più morire sul lavoro. Dobbiamo essere in emergenza, come una comunità, come mio padre, tuo padre, dopo la guerra, erano macerie, si aiutava la gente. Noi siamo pieni di macerie, forse più macerie di prima, magari le macerie più invisibili, ma più macerie di prima. La capogruppo alla Camera Roberta Lombardi in un paese normale si collocherebbe nel centrodestra, Liberal chiede meno lacci sindacali alle imprese, l'articolo 18 le fa venire l'orticaria. Roberta Lombardi quando ha conosciuto il Movimento 5 Stelle? 6 anni fa, sono una cittadina che si è avvicinata al blog di Grillo prima e poi alle tematiche che venivano trattate qui, tematiche che sono assolutamente innovative per l'Italia, quindi parlare di piano energetico, parlare di una nuova economia rivitalizzando le piccole e medie imprese, parlando di una gestione di rifiuti che non siano più un peso per la collettività ma siano una risorsa da riutilizzare, sono tutte cose che nei canali di comunicazione ufficiale raramente escono. Grillo chi è? Il portavoce, il leader, il papà del movimento, a volte un po' padrone? Grillo è un istrione fantastico, è la persona che prende la pancia, ci prende la pancia e ci dà la scossa. Dalla prestante in sedia! Alessandro Di Battista e Federica Daga, stelle a sinistra, tra una poltrona parlamentare e una manifestazione di piazza non hanno dubbi, gli manca solo la borsa di Tolfa. Date una risposta ben precisa alla gente, a dire, e sono dati, allora la nostra posizione nei vostri confronti è questa. Voi dovete continuare a fare questo, cioè la pressione, perché più il cittadino pressa i propri dipendenti in Parlamento, più i dipendenti lavoreranno prima e meglio. Questa che vedete è una fontanella di acqua pubblica. Adesso parleremo di un tema, ragazzi. Questo è il banchetto dell'acqua, questo è il comitato dell'acqua, questo è il forum italiano dei movimenti per l'acqua. Io vorrei che voi inquadraste loro per cortesia. Stiamo raccogliendo le firme per un'iniziativa dei cittadini europei, cioè una petizione per cui occorrono 1 milione di firme in tutta Europa per chiedere che anche l'Europa si pronunci per l'acqua fuori dal mercato. Guardate, si sta portando via uno, ragazzi, l'avete visto? Federica Daga è una delle figlie del G8 di Genova, della ferita al movimento, caduto nella trappola, il blocco nero semina la violenza, la repressione colpisce i manifestanti pacifici. Non riusciamo. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Le tute nere, siamo noi le tute nere. 50.000 persone. Sono regista, sono matti, può respirare. Forza, forza! Here is Walker. Dammi l'acqua, dai. Grillo offre un ombrello alle idee dell'arcipelago No Global come la difesa dell'acqua pubblica. Ma quelle idee sono depurate dal marchio della sinistra, diventano a 5 stelle. Signora, per lei chi è Beppe Grillo? Per adesso è il migliore, è quello che sta tirando fuori tutte le incomprensioni, la politica più corrotta. Noi siamo qui per il cambiamento, cambiamento radicale, non vogliamo più le persone di una volta, le persone che ci hanno portato al delirio. Un italiano su 4 li vota, 4 le anime del movimento. La prima anima è quella dei cosiddetti militanti, quindi gli iscritti della prima ora e i votanti della prima ora che rappresentano poi il nucleo storico del Movimento 5 Stelle. La seconda anima è quella che abbiamo chiamato gauchisti, cioè gente un po' delusa dalle politiche precedentemente militanti di partiti o movimenti della sinistra, delusi da questi movimenti. Eccola qua la nostra candidata, vai! Ciao a tutti, io sono Giulia Sarti, ho 26 anni e mi sono laureata in giurisprudenza qui a Bologna. 5 anni fa, dopo il primo V-Day proprio in questa piazza, ho deciso di attivarmi, ho conosciuto i Meetup 14, gli amici di Beppe Grillo. In questi 5 anni abbiamo fatto un percorso partecipato dal basso, ascoltando i cittadini, le vostre denunce, le vostre proposte, le vostre istanze. Le abbiamo portate nei comuni, nelle regioni, adesso siamo pronti a portarle in Parlamento.
La terza e la quarta anima sono gli elettori di più recente acquisto, diciamo, per il Movimento 5 Stelle, che noi abbiamo chiamato razionali e i meno peggio. I razionali è gente che pensa che comunque all'interno del panorama politico italiano il Movimento 5 Stelle sia l'unico movimento che possa davvero far cambiare le cose e dare un segnale importante di cambiamento. I meno peggio invece sono, diciamo, una serie, possiamo chiamarli un po' anche qualunquisti. Se ne devono andare tutti e tre. Sì, dovrebbero andare tutti e tre, perché noi vogliamo una rivoluzione democratica. Visto che in Italia non si può fare rivoluzione diversamente, Peppe Grillo fa una rivoluzione democratica, perché questa gente ci ha derubato per anni. E chi rimane? Ah, Grillo, Peppe, il nostro futuro. La democrazia non è pluralismo. No, assolutamente, siamo noi la democrazia. Se io gestissi i soldi dello Stato, di sicuro non farei perdere niente, non li butterei, non li regalerei a nessuno. Io sono una persona pulita, come lui, come tutti quelli che siamo qua, siamo tutti puliti e vogliamo essere puliti e rimarremo sempre puliti. Il messaggio 5 Stelle è elementare, la politica come servizio o è francescana oppure non è. Già il fatto di ridursi lo stipendio senza bisogno di leggine, adesso tutti i politici dicono taglieremo gli emolumenti ai nostri candidati, ai nostri eletti, faremo, diremo, poi come al solito troveranno l'inghippo per cui la legge non si farà e nel frattempo si tengono lo stipendio. Noi senza bisogno di leggi, senza bisogno di provvedimenti, ci autolimitiamo. Matto qua, grazie, qua. L'arrivo in Parlamento è come il primo giorno di scuola, i neo deputati a 5 Stelle imparano a conoscerti. Cittadina, il primo giorno con suo figlio o figlia? Figlio. Con quale speranza per lui e per il suo futuro? Di migliorare l'Italia e di farlo insieme a lui anche. Senta, come si è organizzato il bambino con la famiglia? Vedremo. In qualche modo faremo. Ci darà una mano lei? Passa quasi inosservata la scelta simbolica delle neomamme a 5 Stelle. Il giorno della prima seduta arrivano in Parlamento con i loro bambini. Ciao ragazzi, mi chiamo Matteo Dall'Osso, ora mi vedete così, ma dovete sapere che a luglio-agosto del 2006 non muovevo le gambe, non muovevo questa mano, non vedevo dall'occhio, non riuscivo a parlare. La malattia era una malattia incurabile, e dico era. Si chiama sclerosi multipla e in particolare secondariamente progressiva, è una di quelle malattie che davvero lascia impallidire chiunque. Ho lottato contro tutte e tutti e sono così. Matteo Dall'Osso è uno dei simboli del cambiamento, la sua storia in persona, la visione alla base del movimento. Per sopravvivere bisogna cambiare. Facevo il ricercatore, sono tornato in Italia. C'è gente, cioè io, Beppe, dice sempre che il più stupido è un ingegnere. Ecco, io in mezzo a tutti gli altri mi sento il più stupido e dico, cavolo, caspita, se io sono il più stupido, che mi sono laureato a 24 anni nella vecchia ingegneria, sono il ricercatore tornato in Italia, lavoro da 10 anni come ingegnere in Italia e sono il più stupido, immaginati gli altri. Rifiutano l'appellativo di onorevoli, come già fece Pannella 37 anni fa, si chiamano cittadini. Ripeto, come ha già detto l'onorevole Lombardi, noi... La nostra, la cittadina Lombardi, la nostra. Il palazzo gioca in difesa quando vi entrano i cittadini a 5 Stelle. Da giorni sono state tolte le storiche targhette delle corsie preferenziali per i deputati, alla posta, agli ascensori, sparite perfino alla buvette le scatole dei cioccolatini, le bottiglie di vino da asporto. Vi riunite da qualche altra parte, eh? È prevista qualche altra riunione oggi? Noi stiamo andando via, per piacere, ma ci fate passare? Quindi non verrà né Grillo né Casaleggio? Ci fate passare? Vi sentite assediati? Sì, moltissimo, da voi ci sentiamo proprio assediati, tantissimo, perché non si riesce neanche ad andare a pranzo, quindi sì, mi sento molto assediata. La prima prova per i parlamentari della nuova politica è fisica, respingere l'assalto o l'assedio dei giornalisti. I lupi li definisce Grillo, i guardiani camerieri della casta. E noi abbiamo questi mezzi di informazione che tengono vivi questi fantasmi che si aggirano in televisione e prendono magari qualche ascolto, qualche voto in più, lo sai, perché abbiamo questa forma di masochismo.
Io ho visto Santoro ospite in una trasmissione di Berlusconi che io non ho capito. Ma allora? E allora io vi dico una cosa, chi di televisione perisce? Di televisione perisce! La chiusura autistica è il primo rischio che corre il movimento, nato sul principio fondante della rete, l'apertura, per evitare l'omologazione alla vecchia politica, per non cadere nella trappola della stampa, sceglie di chiudersi a testuggine. Ieri usciva sui giornali, io ieri non ho parlato con nessuno, eppure ieri usciva sui giornali che io avrei minacciato dimissioni, che c'era crisi, spaccatura, non abbiamo mai neanche parlato dell'argomento, quindi... I mass media si stanno prendendo una brutta responsabilità perché non stanno seguendo con interesse un processo interessantissimo, cioè al di là di tutto, al di là delle persone, questo è un fenomeno veramente molto bello, molto interessante, e allora se io avessi visto l'interesse, la curiosità e la giusta critica, io sarei stata felicissima, ma io ho visto una demonizzazione del Movimento 5 Stelle. Con gli occhi del cronista parlamentare di lungo corso, com'è il gruppo a 5 Stelle? Il gruppo a 5 Stelle ha una caratteristica singolare e inedita, quella di non volere partecipare alla vita collegiale. In fondo il confronto è anche una mediazione, ecco, questa non esiste perché loro rifiutano sia il confronto che la mediazione. E quindi che fate? Aspettate che crolli tutto tra 7-8 mesi? Ma scusa, ma è già crollato un sistema. No, però adesso loro formeranno un governo, ci proveranno, no? Non faranno quello che c'era prima. Prima era PDL, PD meno L, lo diciamo da tanti anni. Si metteranno insieme e poi andranno avanti massimo un anno. Ai partiti sicuramente la fiducia penso che l'abbiano persa in questi anni. Cioè, se siamo così, se noi siamo in Parlamento, il motivo è che i partiti non hanno lavorato bene fino adesso, quindi... Gli studi sui flussi elettorali dimostrano che il movimento pesca in tutto lo spettro politico, ma il bacino di provenienza più grande è quello dei delusi dal PD. Una parte consistente dell'elettorato dei suffragi al Movimento 5 Stelle vengono dall'elettorato PD, pone queste due formazioni politiche in conflitto ed in competizione per gli stessi segmenti sociali e quindi si rende ancora più difficile una eventuale loro, non dico alleanza, ma convergenza su alcuni specifici punti programmatici. Quindi il futuro da questo punto di vista è estremamente oscuro e confuso. Il successo di Grillo potrebbe aprire la strada ad un'alleanza con i democratici. I due soggetti politici hanno più del 50% dei voti. Una parte dell'elettorato a 5 Stelle ci crede, bombarda Grillo sul web. Beppe, è un'occasione storica, possiamo cambiare il paese. Quando parli con gli attivisti di lungo corso del movimento, però, la musica cambia. Vogliono cestinare la volontà popolare, cioè l'acqua deve essere pubblica, punto. No, visto che ci abbiamo lavorato, siamo municipalizzati, ho capito, però sistemi misti, visto che abbiamo, cioè, discorso. Siamo pronti ad affrontarlo perché la volontà popolare va rispettata, quindi... L'Italia è bloccata, a rischio Grecia, il movimento si interroga, anche tra i parlamentari emergono due strategie. Gli aperturisti chiedono una maggiore iniziativa del movimento, maggior dialogo anche con gli altri partiti. Gli arroccati, la maggioranza, sono in difesa, il dibattito cresce in intensità. Deve essere un premier al di fuori dei partiti, bene, e deve essere una persona di provata moralità, punto. Quindi ce ne sono, Beh, le scrivete tutti i giorni sui giornali. Ci sono. Capito? Però per eleggere un premier ci vuole il cosiddetto gioco delle alleanze. A quel punto che si fa? No, questo appartiene a un altro concetto di politica che non è la nostra. Quindi il gioco delle alleanze per noi non c'è. Se il Presidente della Repubblica adesso ha fatto scelte differenti, avesse deciso di dire ok, facciamo un governo 5 Stelle, avremmo detto i nostri nomi. Lo snodo politico, l'elezione del Presidente della Repubblica. Se ci sarà data l'occasione, perché ci verrà dato l'incarico, perché magari il nuovo Presidente della Repubblica potrebbe valutare di dare a noi l'incarico, faremo i nomi come abbiamo sempre fatto. L'occasione del dialogo è solamente se vi daranno un incarico. Sì. Beh, ci deve essere dialogo, nel senso che è ovvio, noi non abbiamo la maggioranza per dire questo è il governo, ci votiamo da soli i nostri nomi. Il primo confronto con Grillo dall'entrata
entrata in Parlamento, quasi una gita scolastica, campagna romana, agriturismo blindato alla stampa. Qui, qui, a 20 metri. No, no, Beppe. No. Che si vede? Prato. Ci sono i grilli? No, no, nemmeno cantano, quanto pare. Grillo invece si vede? No, nemmeno lui. Ma lei ci fa passare sul suo campo così riusciamo a vedere Grillo? Non lo vede da qui Grillo. Ma guardi, guardi, se noi passiamo là non ci sta un buco per entrare? Non c'è un buco, questa è una retrata a 2 metri, non c'è l'entrata. No, ma abbiamo parlato di cose meravigliose. Io li ho presi, hai visto, li ho sequestrati. È una situazione che ci facciamo proprio male così. Ne faremo di più di queste cose. Ma cosa vi siete detti? Sono bellissime, sono bellissime. Sono riunioni... Oddio Beppe, non mi chiede, Beppe! Grini, almeno a pranzo l'ha ripreso? A pranzo si è comportato bene, Grini, almeno a pranzo l'ha ripreso. Non ha macchiato, non ha macchiato. Non ha macchiato nulla, Grini. Grazie. Beppe! Ciao! Voi li chiamate dissidenti, chiedetevelo voi chi sono, non lo chiedete a me. Cioè ragazzi, state creando una figura dei dissidenti che non ci sono. Quanto è forte la componente che chiede un maggiore dialogo col PD? Ma è improprio parlare di dialogo col PD, noi stiamo parlando di proposta o non proposta di un governo 5 Stelle, questa è la discussione, non alleanza o accordi con il PD, che sono già stati sempre esclusi e nessuno di noi ha mai avuto dubbi su questa cosa. Anche Tommaso in realtà provocatoriamente ha detto quelle cose, a lui andrebbe bene conoscere meglio una strategia del movimento, ci stiamo lavorando. Tommaso Curro, con una intervista da pubblicità al dibattito interno, chiede di riflettere sulla necessità di un governo per il paese. A Milazzo, sua città natale, si confrontano le due visioni, l'arroccamento coerente, l'apertura realista. Punti programmatici che sono a 5 Stelle, che sono del nostro programma, reddito di cittadinanza, legge anticorruzione, legge elettorale, punti per l'economia del paese, aspettate un attimo, però ho semplicemente detto che c'è la necessità appunto di costruire su quella base programmatica una compagine di governo sulla quale possa confluire che cosa? Il voto di fiducia, ma che è un voto tecnico. Si voleva fare un tentativo col PD, perché comunque la fiducia si può anche ritirare, quindi poi presentavano un programma, se il PD lo portava avanti bene, se no la fiducia li ritiravate, ma non immobilizzavano un paese. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo sulle mie strategie. Sono d'accordo. Noi semplicemente abbiamo fatto una campagna elettorale con dei manifesti. Qui non ci sono, sono fuori. Diciamo tutti a casa, combattiamo la partitocrazia. Come facciamo a combattere la partitocrazia se ci alleiamo con la partitocrazia? Voi mi parlate di democrazia e sono d'accordo. Nel movimento, non nel partito, nel movimento di Grillo, la democrazia per me non esiste, perché nessuno può parlare. Un breve accenno ha fatto il deputato Curro di poter appoggiare, per levarsi da questi impassi, di appoggiare Bersani, e ieri sentivo sui telegiornali venduto, solo perché un deputato ha detto questo, venduto, mi sembra vergognoso. Io parto dal presupposto che ogni cittadino eletto debba comunque avere la capacità di esprimere la propria personalità politica, il proprio mandato, sempre e comunque in coscienza. Nessuno è arrabbiato per le parole di Tommaso Curro, perché lui ha espresso la sua opinione. Il punto è un altro, attenzione, fatemi finire per favore, il punto è un altro, che noi ci siamo in un certo senso imposti di evitare di andare tutti i 163 a parlare con la stampa. Perché poi va a finire che la stampa del pensiero di Tommaso Curro fa uscire fuori la corrente Curro. È proprio per lungimiranza che non si può fare quello che lei dice, proprio per questa lungimiranza, perché lei mi insegna, un attimo, perché lei mi insegna che chi ha avuto quell'accordo che adesso voi, lei propone, cioè il PD, per esempio pensiamo all'Italia dei Valori, dov'è l'Italia dei Valori oggi? Che si affida dal vecchio sistema. Mi spieghi lei dov'è invece la battaglia di Rifondazione Comunista, che non esiste più. Quindi non esiste quello che dice lei, la lungimiranza è proprio questa. Non si può abbattere un sistema con le stesse regole che fino ad oggi hanno portato questo paese ad essere un paese fallito. Ti sei arrabbiato perché non abbiamo dato la fiducia?
Ma eri serio sugli 8 punti? Ho capito, Pierluì, però se vi credevamo non ci candidavamo proprio, eh? Si era capito dalla campagna elettorale, eh? Ma scusa, ma già solo il nome Tsunami Tour, non è che abbiamo chiamato Mare Agitato? Oppure vediamo un po' come va, se andiamo lì, magari sono cambiati e se può fare qualcosa, no? Era proprio Tsunami Tour, tutti a casa, vaffanculo. Era abbastanza chiaro, eh. Sui giornali si dice che Beppe Grillo in qualche misura vi tiene sotto scacco, è così? No. Perché no? Non mi sembra. Cioè io parlo per meno quello che vedo io all'interno del gruppo, poi si sente di tutto, insomma, quindi ma bisogna anche un po' filtrare. Se venite a chiedere di cosa avviene nell'assemblea, significa che decidiamo noi nelle assemblee. Quindi è un paradosso, no? Venite, ci dite che Grillo ci manovra e poi venite a chiederci ma cosa avete deciso nelle assemblee, quindi decidetevi un po' qual è la linea, insomma. Grillo ancor più di lui Casaleggio resistono. Se la maggioranza dei parlamentari del 5 Stelle fosse favorevole a votare la fiducia al PD, i due fondatori lascerebbero il movimento. La risposta agli appelli degli intellettuali è in musica. Gli intellettuali sono razionali, lucidi e imparziali, sempre concettuali, sono esistenziali, molto sostanziali, sovrastrutturali e decisionali. Partita complessa con ricadute sul gioco delle alleanze, la tenuta dei gruppi parlamentari, le regole della democrazia interna. Grillo minaccia le espulsioni già operate con i consiglieri Favia e Salsi. Non venite a rompermi i coglioni a me sulla democrazia. Ecco, io mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando seriamente perché io non riesco più. Abbiamo una battaglia, abbiamo una guerra da qui alle elezioni. Sarà una guerra, ma finché la guerra me la fanno i giornali, le televisioni, i nemici, quelli veri, va bene. Ma io guerre dentro non ne voglio più. Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico, che Casaleggio si tenga i soldi, che io sia disonesto, prende e va fuori dalle palle. Se ne va. Grillo chiede ai parlamentari il vincolo di mandato, non è previsto in nessuna democrazia liberale. Il ribaltamento della Costituzione è spiegato sul web con un video di Totò. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare l'interesse dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia e il voto. Cose d'altri tempi queste. Sono passata. Ah sì, dopo passata. Venite qua. Il serrare le fila chiesto da Grillo e Casaleggio si spiega con la sindrome da Italia dei Valori. Parola d'ordine, evitare infiltrazioni, inquinamenti. Io controllo questo, faccio il garante del gruppo. Io controllo che siano incensurati o tutte le loro fedine penali. Io controllo che non siano iscritti a partiti o movimenti. Io controllo che siano residenti qua se vogliono governare. E io controllo che non abbiano già fatto una legislatura di politica. Queste quattro cose controllo. Casaleggio conosce bene la parabola dell'Italia dei Valori, avendone curato il sito. Il partito di Di Pietro raggiunge l'8% dei consensi, alzando la bandiera dell'etica, quindi si disintegra, colpito dagli scandali per l'incuria nella scelta della classe politica. Di Pietro e il suo movimento avrebbero avuto un buon successo alle elezioni politiche, molti cittadini, insomma in qualche modo potentati locali, sono riusciti a entrare nel movimento senza di fatto, cioè soltanto ai fini di potere. Com'è stato questo incontro? In che senso? Stato che se siamo stufati di tutti questi papponi e proviamo con Pappe Grillo, ora vediamo un po' come va a finire tutto qui, perché ci siamo proprio stufati. Devono andare via perché ci hanno portato alla rovina, praticamente alla rovina, è uno schifo. Quartiere popolare romano, prima valle, borgata costruita dal fascismo. Fare movimento non è un mestiere, ma è fare volontariato, cioè quindi mettere a disposizione il tempo libero. Il movimento è iniziato con i meetup, che è un luogo per fissare degli incontri poi dal vivo con più persone. Cosa l'ha spinta a partecipare a questi incontri del Movimento 5 Stelle?
Beh, mi ha convinto la vita politica che si vede in televisione, cioè? Che non mi piace. Lei quando ha conosciuto il Movimento 5 Stelle? Durante una vertenza nella mia struttura dove lavoro, Lidi, l'istituto termopatico, ci eravamo asserragliati sul tetto e ci è venuto a trovare il Movimento per darci supporto. Passo 1, sono ancora indeciso, è il caso che mi scriva cos'è il Movimento 5 Stelle? Qui abbiamo tutte le risposte che abbiamo cercato di comunque di convogliare. Passo 2, come si registra il sito, come ci si iscrive al Movimento 5 Stelle? Purtroppo molte persone che non sono giovani come voi ma hanno un'età, sono nel nostro condominio, un palazzo di vecchi, però si parla di 5 Stelle, ah sì, pure io, pure io. Qual è la differenza tra il Meetup e la vecchia sezione di partito? Ma qui bisogna spiegare una cosa, il Meetup è uno dei mezzi del Movimento 5 Stelle, c'è il blog, quello nazionale e quello di Roma, c'è il blog del Lazio, il Meetup serve per condividere gli appuntamenti sul territorio quindi, e condividere idee, far crescere idee, dal Meetup si passa all'accoglienza, dall'accoglienza si passa sul territorio, le persone si attivano e ci fanno partecipare dei loro problemi. Gli attivisti lavorano sul territorio, Ottavia Palmarola, li seguiamo nella periferia romana, infrastrutture viarie carenti, traffico congestionato. Prima della partecipazione all'assemblea pubblica i militanti a 5 Stelle si preparano condividendo, parola chiave, informazioni di qualità, la regola delle 3C del Meetup, conoscenza, condivisione, comunità. E noi diciamo no per un semplice fatto, perché, ripeto, oltre a consumare aree verdi, che è un aspetto importantissimo perché non si torna più indietro quando si edifica sulle aree verdi, questa zona invece tra le periferie è una delle zone già martoriate, prive di servizi. Gli attivisti occupano strategicamente le sedie davanti, tecniche d'assemblea danno battaglia insieme al comitato di quartiere. Vorrei informare tutti i cittadini che sono presenti stasera qui che I comitati di quartiere dell'associazione hanno firmato una diffida nei confronti dell'amministrazione, per forza anche municipale e quella comunale, per quanto riguarda proprio la fase informativa. Comunque non si perda questa occasione per, come dice, prospettare quello che sta succedendo. Abbiamo concordato. Avete ricevuto diversi fax e neanche lo dite, perché l'avete ricevuto diversi fax, o neanche uno è arrivato. Ci spostiamo all'ospedale San Filippo Neri, altro terreno di impegno politico, battaglia difficile, evitare la chiusura di un polo sanitario pubblico di eccellenza. Con grande battage pubblicitario è stato inaugurato un nuovo reparto di attività libero professionale intramenia, quindi sia un reparto di degenza che un reparto ambulatoriale, i quali appunto sono stati inaugurati ma non funzionano per mancanza di infermieri. Stesso discorso. Quindi è stato chiuso? È stato praticamente inutilizzato, chiuso. Io ho dato fuoco a una miccia! Non sono l'artefice di questo, non datemi questo compito. Sono pieno nel camper di suppliche individuali che ho raccolto in tutta Italia. Suppliche, Grillo perso qua, Grillo perso il lavoro, mia madre non c'ha le medicine, fai qualcosa, vai, e qui a Roma, dai e vai e rompere il culo. Lontano dal palazzo, simbolicamente, i parlamentari a 5 Stelle, il primo giorno delle consultazioni avviate da Bersani, si recano in Val di Susa e manifestano insieme a SEL. Se il governo non riesce a ottenere la fiducia non si potrà neanche fermare Stalva. Ma chi l'ha detto? Il Parlamento esiste. Perché non possiamo in commissione affrontare un provvedimento legislativo per bloccare la TAV? Alla montagna, alla pianura, un solo grido, a Sara! 24 anni di lotta non si possono svendere per finte promesse che sono sicuramente bugie. Io dai partiti non mi fido assolutamente. Se il PD si portasse sulle vostre posizioni in qualche modo, voi potreste, come dire, trovare un punto d'incontro? Il PD è la TAV, secondo me, è uno dei principali partiti che copre questo progetto scellerato. Buongiorno. Complimenti. Come sta andando? Che ha avuto molto successo. Vai. Senta, qui c'è il rischio che si torna a votare, non è un problema per l'Italia?
tenuta fisica, fiato, preparazione atletica, il mattatore del palcoscenico, politico, allena corpo e mente, studia e ripesca momenti storici, simbolici, Mao che si tuffa nelle acque, ma a differenza di Mao, Grillo completa la sua traversata dello stretto di Messina. Forza, dai le gambe! Se sei un leone, forza, dai! Fisico bestiale, allenamento, contatto ravvicinato, provocazione verbale e corporea, confronto maschio, anche nell'unica intervista conquistata sul campo. Un'alleanza al Senato con Ingroia. Già parli con un vecchio partito. Già parli come se io fossi un segretario di un vecchio partito, non lo sono, se no io non sono per le alleanze le fai tu col TG3, il TG1, hai capito, le fai tu. Però le... si può, però in Parlamento i giochi delle alleanze poi avranno anche importanza sulle maggioranze, come vi collocate? Programma. Dato che metà del nostro programma se lo stanno stampando copia e incolla tutti questi che sono in televisione, perché poi sentire questa gente, che questi i bimbi minchia sono, no? Allora, il primo provvedimento, se avete la maggioranza assoluta, i giornalisti fanno le domande, il primo provvedimento, guarda, noi facciamo una cosa, allora, ma Berlusconi vuole togliere l'IMU, chiameranno provvedimenti. La prima cosa che noi vogliamo fare è un sano respiro di sollievo, mandarli a casa tutti. Perché? Perché è questa, la partenza è questa. Secondo, creare una rete di emergenza, mettendo al centro dell'economia la piccola e media impresa, lo stanno dicendo anche gli altri, solo che noi le facciamo queste cose, noi le facciamo. Allora, Grillo, piccola e media impresa... le mani si tengono giù, sì, no, ma è no, anche per questo. Ma è da fare, ma... Aprete. Grillo centellina le interviste con i telegiornali, si rifiuta categoricamente di partecipare ai talk show in televisione. La regia è tutto e il gioco è truccato. La comunicazione dovrebbe essere sempre in diretta. In diretta, magari una direttina io e voi a casa, senza intermediari, senza magari quel talk show, quello che ti dice, signor Grillo, mettici una cosa intelligente, tanto ti interrompe, oppure mentre parli ti inquadra Gasparri così, con la faccia. Allora, questi sono i nostri media che tengono in vita questi fantasmi. Venga qua. Sette Grillo, gli ho fatto le melanzane alla parmigiana, è una persona speciale perché dice le cose veramente come stanno. L'ha votato lei? Certamente, non mi vergogno mica a dirlo, bisogna dire sempre la verità. Nella casa di Grillo in Toscana entrano solo le televisioni straniere. Com'è andata l'intervista, ragazzi? All'estero cresce l'attenzione, la preoccupazione. Grillo per i tedeschi del settimanale Der Spiegel è il pericolo pubblico numero uno in Europa. Dai tempi di Jörg Haider, anno 2000, non riecheggiava l'anatema contro un pifferaio populista. Il paladino anti-euro può fare proseliti nel turbo calvinista dell'Europa e nelle periferie depresse del Mediterraneo. Hanno bisogno di scuse. La scusa qual è? Di mettersi finalmente d'accordo alla luce Berlusconi e Bersani, destra e sinistra, perché lo sono sempre stati d'accordo. Adesso troveranno l'accordo loro due per fare questo governo. In Inghilterra, purtroppo, di nuovo, l'Italia è vista come un paese ridicolo. Mi offende enormemente, ma Grillo purtroppo ora è visto come un attore comico, è il pandan del peggior tipo di Berlusconi, il tipo onesto un po' grullo. Ci vuole tempo per spiegare alla gente dell'estero che noi abbiamo cercato di cambiare e che è un movimento onesto, anche se giovane, e spesso la gioventù può fare degli errori. Beppe, dici qualcosa, Beppe! Dici qualcosa, Beppe! Preferisce la piazza, stare in mezzo alla gente, parlare alla gente, piuttosto che farsi intervistare in televisione come gli altri politici degli altri partiti contro i quali conduce la sua campagna elettorale. Il rischio però è che più che una sfida questa rinuncia appaia una fuga dalle logiche della democrazia che chiedono
anche il confronto, anche il contraddittorio. Parole guerriere, parole che erano state abbandonate da tempo. Paura è la parola rivelatrice pronunciata dopo il successo elettorale. Paura per l'onda troppo alta. La parola chiave nel comizio di San Giovanni? Paura. Abbiamo anche un po' paura, siamo un po' timorosi, è normale. Ma stiamo percorrendo l'unica via possibile. Quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non violenta. Obbrillo per la testa, obbrillo per la testa. Grillo è una maschera teatrale, a carnevale era lecito il ridere, i potenti, il re è nudo. Le elezioni con lo tsunami tour sono diventate un lungo carnevale per denunciare la crisi del paese. Tra luce e ombre a Grillo viene rimproverato di tenere nel congelatore dell'opposizione i consensi ricevuti. I suoi parlamentari appena entrati ottengono la riduzione dei costi della politica, 8 milioni e mezzo in meno dal bilancio della Camera. La domanda delle domande, il cerchio stretto dei parlamentari lo seguirà compatto sulla linea della diversità, lo stesso farà il cerchio largo, quello degli elettori? Però questo è un paese che ha bisogno di essere governato, perché grazie a Monti e ai tecnici abbiamo superato la prima crisi, che è quella finanziaria, almeno lo speriamo, però c'è un problema di crisi economica, di lavoro da trovare a chi l'ha perso, da lavoro da dare ai giovani che non ce l'hanno, e per questo se Grillo pensa di fare lo scassapagliaio anche nell'Italia del 2013-2014, fino a quanto durerà questa legislatura, non so dirlo, si sbaglia. Andrà a sbattere lui per primo contro un muro. Come diceva giustamente Aldo Moro, il futuro non è più nelle nostre mani e non è neanche nelle mani dei partiti che si stanno gravemente lacerando. Il futuro è in chi ha un minimo di atteggiamento ludico, che riesce a convincere i giovani, perché quelli sono gli elettori di oggi e di domani, di chi riesce a individuare le tematiche, anche se non ha grandissima cultura politica, però a colpi di fortuna. Siete schiavi di una destra corrotta e colpevole di aver massacrato l'Italia. Fin dai tempi della Democrazia Cristiana, perché non è una cosa che è partita da adesso. E siete schiavi anche di una sinistra che in quanto a corruzione non ha niente da invidiare alla destra. Per cui come fate a sognare? Non potete, perché appena chiudete gli occhi sareste subito presi dagli incubi. Noi faremo diventare di moda l'onestà, e l'onestà non ha niente a che vedere con i partiti politici, ed è meraviglioso. Somebody don't try to say, my heart just go go. I'm a chance, set the name, babe. I got big plans, gonna rock it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna rock it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna rock it up. At the ball tonight. Well, that's him, baby, and I won't be late. Put your hurt from A. Renee. Chain on down, my soldier, oh, penso che dovrò rimanere parecchio tempo da queste parti.